La procuratrice di Bergamo, dopo aver sentito Gallera e dopo aver sentito Fontana, ha detto, a proposito dell'inchiesta sulle riaperture, ha detto doveva decidere il governo. Allora io chiedo a lei, in quanto ex magistrato, ma mentre si conduce un'indagine, è un Un po' errore troppo. esprimersi? Ma sa, non mi faccio entrare, la materia è troppo esplosiva. È chiaro che i magistrati dei procedimenti non possono parlare. A me preoccupa Era proprio il suo l'insana, procedimento. a me preoccupa l'insana ambiguità che ha formato il patto sottinteso tra governo e regione Esatto. sull'emergenza nazionale. Adesso sta venendo fuori tutto quello che anche abbiamo detto noi diverse volte nel corso di questi mesi. Perché Questo dice sarà un insana tema. ambiguità? È perché il governo, dichiarando l'emergenza nazionale, avrebbe dovuto coordinare a livello centrale tutta l'emergenza e non far diventare, come diceva anche Greco prima, una sorta di monarchi, i presidenti di regione. I presidenti di regione, da una parte, gli è andata bene perché si sono voluti tenere i poteri, dall'altro, quando c'è un problema, dicono: però questo è di competenza del Scarica. governo. E il governo non si è voluto caricare il disastro delle politiche sanitarie regionali di questi anni. E su questa insana ambiguità ci sono i morti a terra. E Già. ci sono le tragedie di cui avete parlato anche prima. Perciò è vicenda anche penale, secondo me, questa, non è solo politica. Lei dice che le responsabilità dovrebbero essere anche penali e non è solo una questione di responsabilità politica, De Guardi, le Magistris? responsabilità penali, secondo me, sono evidenti. Poi spetto alla magistratura accertare di chi, e su questo sinceramente ho la mia opinione, ma non la posso e la devo esternare perché non sarebbe, diciamo, proficuo e secondo me utile, ma che ci siano delle responsabilità penali in alcune vicende che sono accadute nel nostro paese, i focolai, i contagi in alcuni ospedali, il tema delle zone rosse, le mancate chiusure, potrei fare un elenco lungo e probabilmente si scoprirà alla fine che molti che si stanno mettendo i galloni in realtà stanno facendo solo propaganda sulle morti nel nostro paese.